Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere cosa ho creato per scuola. La scuola che vado è comunque scuola di moda e taglio e confezione, quindi mi serviva due tipi di astuccio, uno per taglio e confezione e uno per moda. Quindi qualsiasi astuccio che utilizzavo non mi piaceva perché o era troppo incombente o non c'entrava mai niente o per qualsiasi motivo. Iniziamo con la spiegazione dei prodotti. Questo qua è il secondo che ho fatto, è un portamatite preso da un sito internet inglese che dava le misure di questo portamatite. Io ho solo aggiunto la decorazione, quindi questo non è proprio un mio progetto vero e proprio, quindi l'ho preso da internet, quindi non, insomma, adesso non mi ricordo il sito web dove sono entrata, perché io entro in parecchi siti creativi, quindi non so di preciso quale sia il sito web. Quindi io solo ho modificato un po' di cose, ad esempio la lunghezza della pattina e le varie cuciture di questo cinturino. Nel video che ho visto, questo cinturino qua ai lati era cucito, ovviamente cucendo tutto dopo non mi sarebbe entrata bene bene la pattina, quindi ho dovuto modificarla a mio piacimento. Dopo ho aggiunto questo fiorellino, che anche questo l'ho cercato di fare tramite altri tutorial da internet. Quindi non è proprio idea mia, quindi io ho cercato solamente di rifarlo e di riproporlo a voi, quindi è molto facile da creare. Questo lo utilizzavo per taglio e confezione perché facendo i cartamodelli devo sempre portare due o tre matite o anche penne perché di vari colori, perché devo sempre modificarlo, quindi mi servivano dei penne colorati per vedere le modifiche che facevo, perché sennò non riuscivo a capire. Queste penne qua sono per filmare la lezione, quindi mi serviva comunque perché dopo prendevo pure appunti. Questo è il primo astuccio, come potete vedere, molto semplice da creare. E questo è tutto. Questo arriviamo al secondo, quello che utilizzavo per la lezione di moda. Questo qua che è stato creato sempre ripreso da un sito internet inglese, no, inglese sì, che faceva per i pennelli, io l'ho rifatto per le matite. Le misure non le so proprio precise precise perché sono stata a colpo d'occhio. Qua ho ripiegato per fare questa qua, ho iniziato a ripiegare come potete vedere per fare la taschina per la gomma. Comunque non è proprio idonea per la gomma perché casca sempre, la devo mettere qua sopra. Questa misura è differente da questa perché queste sono un po' più grandi, come potete vedere la differenza, vedete, questa è un po' più piccola rispetto a questa. Quindi qua sarà tipo un centimetro, questa è la distanza tra uno e l'altro, tra la voce dell'altro è un centimetro. E questo sarà un centimetro e mezzo, come potete vedere i disegni che ho fatto. Perché questo all'inizio deve essere solo per le matite colorate. Ma dopo ho deciso di mi serviva più per mettere insieme le mine con le penne stilo. Quindi ho dovuto allargare la differenza tra le due. Dopo ho aggiunto questo nastrino, ovviamente voi potete metterci quello che volete, una chiusura lampo che si apre sotto o dei bottoni automatici, un qualsiasi cosa che voi volete comunque, perché ognuno ha il proprio gusto personale. Chiudendolo viene così, ovviamente è un po' ingombrante perché dato che si piega più volte su se stesso rimane un po' ingombrante, come potete vedere dalla grandezza del coso.
si chiude con un doppio nodo o con un fiocco, dipende dalla lunghezza che voi fate del fiocco, diciamo, dei laccini. Tutto così da macchina, e questo è tutto anche per il secondo astuccio. Spero che vi sia piaciuto e che, se vi interessa, io sto a fare il tutorial di questo astuccio qua. Se vi interessa tanto, ne devo fare un altro. Sicuramente lo creerò insieme a voi per farvi vedere come funziona e con le misure reali. Ciao, alla prossima!